Ti senti di più un vincitore o un perdente? In qualche modo siamo stati tutti e due, sia vincitori che perdenti. Quello che voglio sottolineare attraverso questo video è che in entrambi i casi viviamo un certo tipo di energia, viviamo un certo tipo di esperienza. Quella energia la possiamo replicare nella nostra vita. Quindi se quotidianamente iniziamo a concentrarci su tutte le cose che non ci vengono bene, le cose che non riusciamo a fare bene, oppure i nostri vecchi ricordi, quei ricordi negativi, perché abbiamo sbagliato, perché abbiamo detto quella cosa. Bene, in quel momento la nostra energia è molto bassa. Oggi è necessario aumentare la nostra vibrazione, la nostra energia, portando le frequenze positive, partendo dal nostro cervello e dal nostro cuore, al fine di espandere questa vibrazione nella nostra casa, nel nostro ambiente e alle persone che magari ci contatteranno durante la giornata o durante questo tempo che siamo in quarantena. Quindi concentrati sulle cose belle, le esperienze be belle, perché in tanti video che ho fatto in un tempo passato, e tanti altri video che farò, cito spesso questo tipo di riflessione. L'esperienza che fai oggi ti permetterà di fare la differenza nel tuo futuro. Quindi oggi più che mai è necessario alimentare le buone esperienze. Perché ti dicevo tempo fa, facciamo un viaggio insieme alle Canarie? Perché dobbiamo fare i corsi? Perché dobbiamo stare bene insieme? Perché dobbiamo utilizzare una buona comunicazione? Perché dobbiamo fare delle nuove esperienze? Proprio perché se dovessero capitare dei momenti come questo, abbiamo la possibilità di ritornare indietro nel passato e vivere le belle esperienze, quelle esperienze che ti permettono di aumentare la tua energia, di aumentare la tua frequenza, di aumentare le tue vibrazioni. E le stesse vibrazioni possono aumentare le tue difese immunitarie e possono aumentare il tuo benessere, sia per te stesso che le persone che hai intorno a te. Quindi oggi concentrati sulle cose belle che hai fatto, sui tuoi bei ricordi, sulle persone che hai incontrato, con le persone che incontrerai e cerca di comprendere quali sono le prime azioni o le prime cose che farai quando usciremo da questa situazione? Quali sono le cose che farai? Quali sono le prime cose che vorrai realizzare appena uscirai da questa circostanza? Ma cerca di viverle con entusiasmo, cerca di viverle con emozione. Ecco, questo è un messaggio che voglio lasciarti proprio per non di evitare di pervadere la tua mente e il tuo corpo di emozioni negative, che già ne abbiamo tante intorno a noi, sia dalle informazioni che riceviamo, magari dalle persone che sentiamo, che magari non ce la fanno più a stare in casa, hanno un sacco di problemi, di ostacoli legati a tante circostanze, ma in un certo modo, se tu hai la capacità di gestire, di allenare la tua mente in un'energia molto più alta, utilizzala a tuo favore. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!